Sono con l'architetto Elena Bassi. Architetto, buonasera. Buonasera. Senta, noi siamo a Pistoia, però stiamo guardando la fotografia di una stampa che è a New York. Sì, dunque questo è un disegno originale fatto da mio padre nella serie Calotta, perché lui, come dicevamo nell'intervista precedente, amava curare anche il dettaglio, quindi gli arredi e di conseguenza anche le lampade che vediamo qui esposte, tra l'altro prodotte proprio dallo studio Luce. Questa lampada qui la vediamo nella sua evoluzione proprio progettuale, che poi ha assunto questa forma, si chiama Crack ed è esposta, e lì c'è un articolino, al MoMA di New York, tuttora in esposizione, anche se ciclica, perché logicamente gli oggetti di design degli anni 60 vengono, diciamo, spostati e rimessi poi ciclicamente in visione, diciamo. E quindi ecco, questo era. Poi abbiamo degli arredi di altro. Perché ci sono anche degli esempi di realizzazioni qui in questo salottino che è stato ricreato. Questa si chiama serie Elisa, quando nacque mia sorella Maria Elisa, lui disegnò questo oggetto, e anche il tavolino disegnato da lui, e l'ultima produzione di sedia che è stata chiamata Il Quadrato, è questa che troviamo, che è nata con l'arredamento che mio padre ha curato, ha fatto alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, sede di Michelucci, dove mio padre è ben in carico di realizzare tutto questo arredo, e quella sedia è nata proprio in quel giorno, per quelle occasioni. Si la chiamò Il Quadrato perché disegnandola un quadrato che si sovrappone. Bene Elena, grazie per questo flash. Grazie a voi. A presto. Grazie, a presto.